abbiamo una storia di almeno 15 giorni di storia sanitaria del virus con l'apertura, quindi senza lockdown, senza chiusura totale. E in questi 15 giorni noi abbiamo tutte le curve che vanno in giù. Quindi vuol dire che ad oggi, dopo 15 giorni, non raccogliamo i nuovi infettati rispetto a 15 giorni fa. Questo non vuol dire che il virus non ci sia, questo non vuol dire che non si debba, che si debba abbassare la guardia, ma diciamo che con gli accorgimenti, e non mi stancherò mai di dirlo, della mascherina ad esempio, si mette tranquillamente in sicurezza. In Veneto cala il numero delle persone in isolamento, dei ricoverati e anche di quelli in terapia intensiva. Uno scenario confortante, ma non bisogna abbassare la guardia, ha ribadito il governatore Luca Zaia, che in vista delle indicazioni del governo per la fase 2 sottolinea come in Veneto il 40% delle aziende sia operativo e come la regione abbia già predisposto il piano per la ripartenza. In provincia di Belluno, intanto, nella notte del 22 aprile si è registrato un nuovo decesso di un paziente Covid positivo di 69 anni. 705 sono i casi attualmente positivi, 44 le persone ricoverate in area non critica a Belluno, 7 i pazienti in terapia intensiva, nessun ricovero a Feltre. Mentre in merito agli ospedali di comunità, 35 sono i ricoverati, 58 sono finora i decessi, 224 le persone guarite, 1258 quelle attualmente in isolamento domiciliare. Nel consueto incontro con la stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera, l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin ha fatto sapere come siano già attive in Veneto le USCA, unità speciali di continuità assistenziali, per la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, in particolare per il trattamento a domicilio dei casi sospetti o accertati che non necessitano di ricovero ospedaliero. 39 sono le USCA attive in tutto il territorio veneto, 3 quelle nell'ULS Dolomiti, Feltre, Belluno e Cortina. La Regione Veneto si sta attrezzando inoltre per la nuova campagna al vaccino anti-influenzale e anti-pneumococco, rivolta in primis agli over 65, ma anche a tutto il mondo sanitario, per soddisfare quelle che saranno le necessità a partire dal prossimo settembre. L'assessore alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, ha ricordato infine il grande lavoro svolto dalla Protezione Civile e dai tanti volontari impiegati sul campo per far fronte alla battaglia contro il coronavirus.